Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti che ho fatto da Shein. Ho fatto due ordini perché mi servivano due cose nello specifico e quindi ho voluto fare quest'ordine. Ovviamente ho messo tutto qua dentro, però sono arrivate in due buste, una è questa e poi c'è anche l'altra, e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Un'altra cosa che ho preso è questo. Io avevo un Io avevo un cestino per la spazzatura piccolo, nero, per la mia postazione, ma devo dire che entra pochissima roba e quindi mi seccavo, ne volevo un altro e ho preso questo qui che è simile a quello che vedete nei video dei cinesi, dove pigiate e si apre. Io pazza per queste cose, quindi l'ho preso. La capienza è molto molto grande, si apre in questa maniera per buttarlo. Io adesso inserirò il pruriball per fare, diciamo, il sacchetto della spazzatura, vedete? Tipo così, però lo metto più pulito e poi inserisco il coperchio. Lo utilizzerò così non sprechiamo niente. Lo utilizzerò come sacchetto per la spazzatura. Mi è piaciuto tantissimo e sinceramente il prezzo era anche ottimo e quindi l'ho voluto prendere. Poi andiamo avanti. Questo che cos'era? Ah, questo mi è arrivato a parte. L'unica cosa che è arrivata a parte è questa. Questo è un beauty molto carino, di questo grigio bello, mi piace come colore. Ed è fatto così. Questo serve per viaggiare, perché ha lo strappo, quindi l'adesivo, e poi ha il gancetto che lo potete mettere sia nella maniglia che nella porta, eccetera, eccetera. Qui ha uno scompartimento, poi ne ha un altro qui, e questo che è leggermente più grande. Mi piaceva tantissimo, spesso capita che i ragazzi o anch'io adesso posso anche viaggiare, quindi diciamo capita viaggiare. Adesso capita che diciamo ci facciamo quei weekend fuori e quindi l'ho voluto prendere perché diciamo lo trovo utile per questa cosa. Se parlo a vanvera è perché stavo pensando un'altra cosa. Poi ho preso una cosa che vorrei indossare per un battesimo, spero di cioè che mi stia ovviamente. Ho preso una taglia XL e ho preso questa blusa che io adoro, adoro, l'avevo già vista, ma questo colore non l'avevo mai acquistato. Spero che mi stia bene questo colore, sincera. Ho fatto anche le unghie un po' più particolari perché volevo indossarlo. Comunque ha il colletto alla coreana. Mi piace tantissimo perché ha questi bottoncini, non so se si vede, questi bottoncini bellissimi. E poi ha le maniche, quelle un po' a sbuffo, quindi dovrebbero essere tipo a palloncino. E la manica finale ha anche questo effetto tipo a palloncino. Mi piaceva tantissimo, io utilizzo tanto le bluse perché metto la parte davanti, cioè metto la blusa, la inserisco dentro il pantalone. Mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluta prendere. Spero che mi stia bene, la parte di dietro ovviamente è fatta così. È una blusa, i bottoni che si aprono sono tipo fino, cioè sono i primi quattro ovviamente. Vi faccio vedere com'è la scollatura, così anche per capire se vi piace o non vi piace. Io spero di mettervi la foto di quando la indosserò. Vedete, questa è l'apertura della camicia, cioè della blusa. Poi ovviamente potete decidere voi se aprirla o no. Io qui sto facendo la montagna. Poi andiamo sempre avanti e ovviamente non potevo non pensare a Chloe. Allora, certe volte mi sento anche in disagio a parlare sempre di Chloe e non di Sansone. Sansone è un cane abbastanza grande che non riesce più a salire le scale, quindi ha 13 anni. Quindi per questo non mi sentite parlare di lui, perché Chloe riesco a fargli fare tante cose, Sansone non riesce. E quindi per questo, cioè non capite che io tipo non voglio bene a Sansone, ma diciamo voglio più bene a Chloe. Siccome Chloe mi segue dappertutto, è la mia custodia, la mia catena, non so come dirvela, perché lei è sempre appresso a me. Qualsiasi cosa io faccio, vado in bagno, la qualunque, e se mi chiudo la porta, che la chiudo a chiave, lei graffia la porta perché vuole entrare. Quindi aspetto che viene lei.
Gli apro la porta, la chiudo e noi rimaniamo in bagno, tutte e due insieme. E anche quando sono stata male, lei mi ha accudito con la sua presenza, con le sue moine, con i suoi vuole essere grattate, quindi le faccio i grattini anche qui nel collo, comunque. E gli ho comprato un giochino per fargli passare il tempo, perché lei è molto molto vivace, molto monella, e quindi gli ho preso questo giochino che non vedo l'ora di darglielo. Ovviamente qua dentro dovete mettere i croccantini o biscottini, quello che volete, ed è un giochino che dovete inserire le cose e lei deve spostarle per riuscire a prendere il suo giochino. Ovviamente il suo giochino, il suo premio. Ovviamente vi metterò il video quando glielo farò utilizzare a Chloe, perché sono molto curiosa di vedere cosa fa lei con questo oggetto. Poi un'altra cosa che ho preso è la cover del mio iBook, come si dice? Col mio iPad, scusate, il mio iPad. Ovviamente non potevo non prenderla viola, mi piace tantissimo, è fatta tipo touch qui. E quando si apre ha questo effetto come si dice, a ventaglio, e poi ha questa parte che è quella un po' più trasparente, vedete, è fatta così. Mi piaceva tantissimo, siccome quella che ho io è molto molto rovinata, l'ho presa, è bella, per mio iPad è ottima. Poi un'altra cosa che ho preso, credo di metterla qui nella postazione, adesso devo vedere come organizzarmi, è questo vassoio, vedete già nella foto, questo vassoio, perché mi serviva. Allora, io ho la torre, nella torre sì, mi viene bene, ma vorrei qualcosa proprio che non cade. La torre spesso mi fa cadere i prodotti se sono abbastanza alti, e quindi ho voluto prendere questo che ovviamente gira. Cioè, adesso è incastrato, comunque questo gira, aspettate che vedete questo. Allora, ho preso questo vassoio girevole, ovviamente. Perché l'ho preso? Perché devo mettere tutti i prodotti che devo utilizzare per quanto riguarda lo smaltimento prodotti. Inizierò a gennaio a fare questa rubrica, perché non riesco a farla adesso perché mi trucco poco, e sinceramente il prossimo anno mi voglio mettere di punto e trattarmi bene, e quindi ho deciso di inserire qua dentro tutti i prodotti, che siano fondotinta, primer, cipria, tutto quello che mi serve per un make-up e che devo smaltire. Quindi ho deciso di prendere questo perché è girevole, quindi posso prendere i prodotti anche se sono messi in vari posti. Ve lo consiglio anche per alimenti, infatti la prossima volta ne prenderò di più. Questo l'ho preso scontato a 2,50 euro, invece costa, se non mi sbaglio, 7 euro, 10 euro. Quindi conviene tantissimo. Allora, il primo sacchettino abbiamo finito. Ho preso questo ombretto Trio Chrome, Duo Chrome, come si chiama? Questo ombretto Chrome Zone di Shiglam. Questo qui, e devo dire che questo l'ho swatchato e sono rimasta veramente a bocca aperta. Il pack è così, prenderò anche gli altri due colori, ve lo dico assolutamente. Questo lo voglio indossare quando indosserò quella camicia. Il pennellino è questo, l'applicatore, molto molto bello, e il colore è questo. Adesso l'ho swatchato ovviamente così, in una forma lieve, vedete il verde, marroncino, e se guardate bene c'è anche del viola, cioè se lo guardate proprio ha questi tre colori che sono una cosa pazzesca veramente. Io adoro questo tipo di prodotto e devo confrontarli con quelli di Natasha Denona, poi li controllerò. Comunque ho preso solo questo perché la prossima volta prenderò gli altri due colori. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere questo, che non lo apro ma vi metterò la foto. Questo è un tappetino. Questo qui è un tappetino, vabbè, lo abbasso, e il colore ovviamente è viola perché Chloe ha gli stessi colori della mamma,
Questo tappetino serve per la macchina. Questo tappetino si apre, si mette in tutti e due i sedili dietro e diventa un tappetino che lei può stare sdraiata tranquillamente perché c'è la parte davanti che non può passare perché lei è molto furba perché vuole passare e soprattutto in estate quando lei perde tantissimo pelo, diciamo questa cosa rimane lì nel tappetino, non passa diciamo avanti, nel senso si attacca nel tessuto della macchina, perché spesso capita che il tessuto della macchina tenga il pelo di Chloe, che è lunghissimo, proprio una cosa incredibile. Adesso non la vedete con me perché è sotto, perché io, siccome ho asciugato i capelli, gli sembrava che io stessi andando a letto, invece l'ho fregata perché sono risalita. Ho preso questo tappetino di mouse per il mouse, perché ogni volta mio figlio Andrea si prende le mie cose. Volevo il visino di un cane, ma non c'era e quindi ho preso questa. Ed è in panno, tipo, l'avete presente? Il panno lencio, quello che io ho inserito dentro i cassetti. Ecco, la stessa identica cosa, quindi la forma la posso fare anch'io. Un altro beauty, questo ovviamente è per me perché l'ho preso rosa. Ho preso un altro beauty sempre da viaggio. Questo ha i laccetti così, che si tolgono. Poi si apre in questa maniera e ha tutti questi scompartimenti che io l'avevo pensato per il mio beauty, quindi mettere i pennelli, mettere prodotti lunghi come fondotinta, dentifricio, spazzolino, capite? Questi tipo prodotti così. Questo ha lo strappo che voi lo potete togliere, lo potete staccare e riattaccare, quindi ottimo diciamo come idea. E poi perlomeno così sembra un ottimo prodotto, poi lo proverò e vi farò sapere perché. Quando farò questo viaggetto, vi farò vedere cosa metterò nella mia beauty. Poi, sempre perché Stefania ha 42 anni e non sentirli, ho preso una cover per il cellulare. Mi piaceva troppo e quindi l'ho voluta prendere. E risulta, cioè risulta, viene in dotazione con il suo push. Non mi ricordo com'è che si chiama, però io lo chiamo push. Ed è questa cover, vabbè, la faccio vedere così, forse si vede meglio. Sì. Questa, no, così mi piace di più. Questa cover con questo orsetto molto molto bello. E poi ha il pushetto qui, sempre con l'orsetto. Bella, mi piace. Ovviamente diventa grande e poi si chiude. Mi piaceva tantissimo perché è molto molto rigida, mi piace come tessuto, diciamo, come è fatta questa cover e quindi mi sono decisa a prenderla. Per adesso ho quella di Stitch presa da Primark che mi piace tanto, ma ovviamente poi la cambierò. Io sono molto fissata con le cover, le vado cambiando sempre. Ottima. Poi aspettate che esco altre due cosine, questo qua e questo. Allora, ho preso un cinturino per quanto riguarda l'orologio, adesso non ce l'ho perché è messo sotto carica, perché mio figlio l'ha utilizzato per correre, per avere il cronometro, diciamo, sul polso e ho preso questo cinturino rosa con la fibbia rose gold che mi piaceva tantissimo e visto che la mia amica l'aveva acquistato altre volte l'ho voluto prendere anch'io. Questo mi piace perché la parte finale del cinturino rientra in questa maniera. Quindi non avete la linguetta di fuori che ogni volta si attaccano i vestiti o si va spostando. E quindi mi piaceva, io l'ho preso rosa. Poi ho preso questi oggettini che servono per i peli, dicono, dentro la lavatrice. E quindi ho preso questo, era una confezione. E in più c'era anche questo che è un adesivo a forma di gatto sempre e serve per attirare diciamo i pelucchi e quindi ho voluto prendere questa confezione, vediamo se riesco a buttarli a terra ed escono con questa confezione fatta così. Poi un altro prodotto che vi faccio vedere, il penultimo, sì, il penultimo che vi faccio vedere è uno scrub sempre della linea She Glam. Lo scrub in questione è questo. Dal pottino non mi sembrava così piccolo,
Invece è molto molto piccolo e volevo confrontarlo con gli altri struccanti in, diciamo, in burro che io posseggo. Ed è, non dice niente, vabbè, è piccolino. La profumazione non si sente, devo dire, non si sente ed è fatta così. Ovviamente lo proverò e vi farò sapere. Volevo fare il video e poi utilizzarlo. Se l'avete utilizzato, fatemi sapere se vi trovate bene, così lo acquisterò di nuovo. Si è appena suicidato. L'ultima cosa che ho comprato, ovviamente, ho comprato un'altra cosa per Chloe, ed è questo per le zampette. Allora, capite bene che in inverno Chloe si bagna le zampette e tutto, e quindi devo cercare di pulirla ancora di più. Ed ho acquistato questo, visto che era molto utilizzato anche su TikTok, e quindi l'ho voluto prendere. Ovviamente Chloe dovrà inserire la zampina, e poi ovviamente ci dovrà essere l'acqua, e poi facendo una rotazione viene pulita, diciamo, questa zampina. Siccome Chloe sale sul divano, perché la faccio sedere anche sul divano e certe volte diciamo ti tocca, quindi con le zampette ti tocca i jeans, magliette, quello che sia, e ogni volta ci sporca veramente a tutti, e quindi ho voluto prendere questo per provarlo. Ovviamente fucsia, e ha questa che la potete riutilizzare, quindi mettete l'acqua, reinserite questa e Chloe, cioè Chloe, il vostro cane si pulirà le zampette. Adesso devo trovare una mantella adatta per, diciamo, l'altezza di Chloe, perché quando piove non posso uscirla, perché avendo il pelo lungo, avendo anche un pelo bianco, si sporca alla velocità della luce. Quindi devo cercare di prendere una mantella che gli copra anche le zampette, quindi da farle uscire soltanto i piedini di fuori, le zampe di fuori. Comunque per me è una bambina, quindi per questo dico piedini, faccina, perché l'amo tantissimo, è veramente la mia cocca. Allora, per quanto riguarda questi acquisti di Shiglam, di Shane, è tutto. Ovviamente ditemi se avete altri consigli per quanto riguarda i cani o per quanto riguarda gli accessori anche per tipo per Chloe, per farla giocare e tutto, perché volevo comprargli quella che sparava le palle. Avete presente quel è una specie di cestino che spara le palle e lei deve andare a prendere le palle. Però ho paura che lei o che io siccome ho qualcosa in vetro a casa, non vorrei rovinarmi l'appartamento, in poche parole. Vabbè. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!